anche tu, sei ovvio. Ovvio? Di quale ovvietà stai parlando? Siamo venuti in questo caffè a bere qualcosa, potevamo andare in un altro posto, ma tu vuoi vedere Florencia, vuoi stare vicino a lei, non dovevi lasciarla in pace? Resisti. Non posso resistere, non posso. Sto facendo uno sforzo, ma non posso resistere. Bene, continua a sforzarti. Certo, per te è così facile. Sicuramente se tu fossi stato al mio posto mi avresti capito. Ti capisco molto più di quello che pensi, tedesco. Ma penso che quando le cose non vanno uno se ne deve rendere conto e correre via. Ritirati, se le cose non vanno, non vanno. No, ma non posso andare via, non posso tornare indietro. È così... Sicuramente se Delfina non fosse incinta, io potrei fare un'altra cosa, ma adesso non posso. Che bello, molto nobile. Tu faresti così, ti butteresti nella mischia senza considerare affatto l'altra persona, senza pensare che le fai del male. È quello che avrei dovuto fare io. Mi sarei dovuto mettere in gioco per Florencia. Sicuramente sarebbe stato uno scandalo, ma poi tutti se ne sarebbero dimenticati e io sarei stato tranquillo con la mia... E se io facessi qualcosa del genere, che penseresti? Sarei orgoglioso di te e ti farei un applauso. Hai qualcosa di bello che non mi vuoi raccontare? No, 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 era solo una supposizione, nient'altro. Mi aspetti un attimo, Federico, un minuto. Sì, certo. Sofia, mi fai pagare, per favore? Te ne vai già? Sì, me ne vado. Federico, prima ti voglio ringraziare perché fai stare me e Bata in casa tua, grazie mille, davvero. No, non è niente, è una dimostrazione di fiducia verso di te, spero che tu la valorizzi e non mi deluda. Ora li parto in cassa. Ma no, stai tranquillo che saremo come due angioletti, cioè ci comporteremo benissimo, come due fantasmi. Ci siamo, sì, ma non ci sentirà nessuno, capisci? Sì, ascoltami adesso, ascoltami. Io ti voglio chiedere una cosa. Sì. Tu sai per caso se oggi i ragazzi suonano nel passaggio? I ragazzi suonano, però non suonano nel passaggio, ma in un posto lontanissimo. Fa così freddo qui dentro che tra un po' ci trasformeremo in pinguini. Prendi la mia giacca, pinguino. No, prendi la mia, no, che copri ragazzi, di più, sul serio. Tranquilli, vado qui vicino da Titina a prendere un golfino, torno no, subito. No, vieni okay? Con me che dobbiamo vedere i vestiti per lo spettacolo. Lo sai, ho lasciato per sempre Mirta perché mi aveva stancato con la sua gelosia. Non ce la facevo più, veramente. Che fortuna. No, no, che peccato, veramente un peccato. No, sì, che peccato, un disastro. Clara, pensavo, adesso che ho chiuso con Mirta, potremmo sì. Tornare a noi, non credi? Che ne dici, ti va? Come va? C'è Federico? Mi sta aspettando al bar. Sì, come? È al bar cioè, qui di fronte. Come al bar? Sì, al bar. Un attimo. Dobbiamo fare qualcosa. Se scopri che stiamo qui a suonare, quello ci stranga. Noi facciamo quello che ci pare. È meglio che lo sappia una volta per tutte, no? Sei impazzito. Con tutti i problemi che abbiamo, ce ne manca un altro. Che succede? Ti voglio dire una cosa molto importante. Che cosa? Sapete, a me piace tantissimo lanciare i rolli, perché per me i rolli devono essere monouso e questo mi obbliga a comprare dei rolli nuovi, se no ho sempre gli stessi e questo non va bene. Giusto. Ad ogni modo non c'è problema. La cosa importante è che nessuno si sia fatto male. E la prossima volta vuole un consiglio? Sì. Prenda meglio la mira e lanci nel secchio. Ah, ma che sta facendo Martin Fritzenwalden seduto lì? Beh, Martin è venuto ad accompagnare i suoi fratelli che oggi suonano con il gruppo di Florisienta. Tutti i Fritzenwalden suonano in un gruppo musicale. Oh! E la zia Lucrezia è con loro. Già, è che la... Anch'io mi sento sconvolta. Io pensavo che la mamma si sarebbe arrabbiata tantissimo perché il fatto che io e Bata siamo sotto lo stesso tetto avrebbe potuto irritarla. Possibile che ci metta così tanto, ma sarà possibile? Ah, non essere ansioso, sicuramente è andato a vedere Nata. Quale Nata? Di quale Nata mi parli? Non mi ha detto che suonavano in un luogo lontano. Sì, ma Nata ha perso l'autobus. E poi è come muta, non riesce a parlare molto e non può cantare. Senti, io non so perché, ma qui ho l'impressione che tutti mi stiano nascondendo qualcosa. Oh, oh. Se Mattia si è andato a cercare Nata è perché è pazzo di lei e non lo vuole ammettere. Adesso perché tanta paura che non accettiamo quella ragazza? Sarà così o anche lui mi sta nascondendo qualcosa? Florisienta e la sua banda. Flor! Federico! Si può sapere che hai a che fare tu con quel gruppo che deve suonare? Perché gli hanno messo il tuo nome? Mio scenario.
Perché? Con i Teen Angels, no? E poi amano la musica, proprio come Flor. Flor è su Cartoon Network e i Teen Angels anche. Dal lunedì al venerdì alle 13.40 Non perdere Flor 2 e alle 14.30 i Teen Angels. Su Cartoon Network.